siamo in un campo, in un bellissimo campo di orzo da birra, che si chiama Laureate, e tra l'altro abbiamo l'uomo che l'ha voluto a tutti i costi, che è ancora una volta, che è sempre lui, Bassi, che questo è un orzo di Singenta, un orzo veramente anche tra l'altro altamente produttivo, e quindi adesso volevo chiedere questo sarà un orzo che tra l'altro verrà inserito nella malteria che nascerà qui a Loreo, quindi sarà un orzo importante e lo seguiremo molto anche a livello produttivo, ma già ci sono dei presupposti molto ma molto interessanti. Io volevo chiedere alcune caratteristiche di questo orzo all'amico Bassi. Ma la Laureate è sicuramente una di quelle varietà che sta avendo un successo molto importante, è una varietà europea, ormai sta diventando una tra le più diffuse, ed è un progetto di breeding inglese, quindi immaginate la grande plasticità genetica che Singenta è riuscita a mettere appunto in queste nuove varietà, in questo sviluppo, ed è una varietà che viene coltivata in Inghilterra, in Germania, in Francia, in Italia, in Spagna. L'abbiamo fatta nascere qui in Italia nel Foggiano, quindi nella parte dell'Italia del Sud, dove effettivamente il mercato delle malterie era, fino appunto a queste novità ultime della malteria qui di Loreo, sicuramente la parte più vocata, fra virgolette, per la produzione di orzo da malto, scelto dalle più importanti industrie birraie mondiali. Quindi faccio solo un nome, Heineken, intanto per dare un'idea, ed è una varietà che sicuramente ha un profilo qualitativo che risponde a tutte quelle che sono le esigenze produttive dei grandi marchi di birra a livello mondiale. È una pianta che si adatta molto bene qui a Rovigo. Noi siamo partiti con Capo Adriatica appunto nel sud Italia, ma sicuramente a Rovigo trova una sua condizione ottimale, e direi che si vede, nonostante anche che la zona di Rovigo, come tante parti del nord Italia, abbia sofferto ovviamente la siccità, la mancanza di acqua nei periodi chiave della coltura. Però sicuramente Laureate è una varietà che è in grado di rispondere a livello produttivo in maniera importante, e sicuramente potrà dare molte soddisfazioni con questa cultura che magari, insomma, sta prendendo piede in queste zone ed è in competizione con altre culture magari più profittevoli, ma che sicuramente potrà essere, insomma, sicuramente accettata in virtù anche di questa nuova filiera che si sta creando. Un ringraziamento ancora all'amico Bassi. Adesso abbiamo con noi anche Paolo Tagliabue, il quale è praticamente oggi funge da rappresentante della nuova malteria che nascerà, e io sarei curioso di capire e sapere da lui a che punto siamo con la malteria. Prego. Bene, ecco, fino a poco tempo fa orzi da birra nel Polesine non se ne vedevano. Con il progetto presentato l'anno scorso della nuova sfida di Adriatica, costruzione di una nuova malteria a Loreo, che diventerà la terza malteria italiana dopo una prima esperienza molto positiva a Melfi, nello stabilimento di Adriatica di proprietà, dove attualmente viene coperto circa il 40% dalle due malterie presenti. Con questa nuova realtà che si verrà a creare e costituire, riusciremo a coprire il 60% del fabbisogno nazionale, che attualmente è intorno alle 200.000 tonnellate di orzo da birra. L'obiettivo per la malteria è il raccolto 2024, di essere operativi a partire dal raccolto 2024. Con questa prima esperienza possiamo vedere a pieno campo la varietà e l'adattabilità, oltre a fare delle prove produzione seme, ma anche prove di maltazione con l'orzo prodotto in questa realtà al nord-est Italia, dove il nord-est sarà il fulcro di questa nuova, di questo nuovo impianto. Si prevede una produzione di orzo da birra di circa 500.000 quintali, che serviranno a coprire i fabbisogni dell'impianto. Faccio proprio cinque parole che riassumono un po' il progetto della filiera, dove la filiera sarà controllata e garantita dall'inizio alla fine. Iniziamo dalla tracciabilità. Tracciabilità, seme certificato, a garanzia sia dell'agricoltore, sia della malteria, sia del consumatore finale e del birrificio, nostro cliente, dove la malteria si trova tra i campi e la birreria, quindi deve trasformare, saper trasformare le peculiarità delle varietà in malto da birra
sulla base delle richieste del cliente. Quindi tracciabilità, varietà, ha già parlato Roberto delle varietà, questa è una delle tre varietà che attualmente utilizziamo nell'impianto per la produzione Amelfi, sicuramente più adatta alle condizioni del centro e centro-nord Italia, promette molto bene, un potenziale altissimo in termini di resa. L'altra parola è la qualità, che è associata direttamente anche alla varietà, oltre che alla tecnologia nella lavorazione del malto. Poi abbiamo la sostenibilità disciplinare di produzione, verrà tarato il tutto per la produzione in filiera, dalla semina alla raccolta. E l'ultima parola che non dobbiamo dimenticarci è italianità. Abbiamo già parlato del fabbisogno, quindi della, diciamo, deficit di produzione nazionale rispetto al fabbisogno, siamo attualmente al 40%, riusciremo col nuovo impianto a raggiungere un 70%, dove il made in Italy è sempre più richiesto dal consumatore interno, ma anche dal consumatore straniero, sempre più interessato alla nostra produzione nazionale, dove italianità è anche sinonimo di qualità. Quindi queste cinque parole, oltre a far rima, si abbinano molto bene assieme e racchiudono un po' il progetto della filiera. Per questo ringraziamo la collaborazione con Arnaldo e Chiara anche per queste prime esperienze nel Polesine. Aspettiamo i risultati della raccolta, ma confidiamo e promettono molto bene. Ci sono venuti a trovare due rappresentanti di Agripalù di Verona, che io ringrazio sentitamente, e da quest'anno anche loro sono entrati nella filiera Carta del Mulino Barilla. Volevo chiedere alcune loro osservazioni in merito. In quanto cosa concerne secondo loro far parte di questa filiera? Allora, innanzitutto buongiorno, volevo dire che è un onore comunque e ringraziamo Arnaldo di averci dato la possibilità di iniziare questa filiera Mulino Bianco. Le varietà le abbiamo viste qui in anteprima l'anno scorso, le abbiamo provate e stanno dando secondo me dei risultati buoni anche nonostante l'annata sia molto esitosa. La filiera Mulino Bianco, diciamo, in una zona dove non era mai partita sembra un po' difficile, ma siamo riusciti comunque a soddisfare i clienti, a vedere insomma una risposta da parte degli agricoltori. Speriamo che dall'anno prossimo possa aumentare sicuramente la quantità. Diciamo che è una situazione importante, vorremmo potenziarla e con Arnaldo sicuramente abbiamo le spalle coperte. Io volevo ringraziare tutte le società che hanno partecipato a questo incontro, volevo ringraziare in particolar modo la qui presente Dossi Chiara, che ci ha così accompagnato, ci ha fatto la cortesia di accompagnarci, e quindi siamo anche onorati di avere un rappresentante a livello regionale di questo calibro. Grazie. Bene, io ringrazio invece voi che siete intervenuti. Vi ringrazio per la presenza numerosa. Ringrazio Arnaldo, che comunque è sempre molto solerte nel consigliarmi le varietà e le modalità con cui portare avanti queste coltivazioni. E devo anche un ringraziamento all'operaio che si occupa di fare funzionare le coltivazioni. È distratto. Applauso a Mirko. Ecco, devo, perché bene le consulenze, bene chi gestisce, ma bisogna anche dare atto che in campo ci deve essere qualcuno di capace e volenteroso. Grazie. Grazie ancora.